Questo video è in collaborazione con Cricut. C'è un grosso, enorme problema che affligge il mio studio ed è il suo ingresso. Guardate, ve lo mostro. Questo è l'ingresso del mio ufficio, ma vi sembra una cosa minimamente dignitosa? Vi sembra che suggerisca che al suo interno si respira la creatività? No, è insulso, è insipido, non sa di niente. Oggi noi daremo a questo ingresso... Che cosa? Nuova linfa vitale. Proprio quella. Oggi lo personalizzerò con un progetto fatto su misura per lui e mi avvarrò di due cose. La prima è tantissima vernice e la seconda è una macchina da taglio che forse conoscete già. Prima di tutto ho scattato una fotografia dell'ingresso così com'era e me la sono messa qui su Procreate. Guardate che bruttarello, ogni volta che lo vedo penso che questo piccolo stanzino d'ingresso avrebbe il potenziale per essere molto di più. Vediamo se riusciremo a farglielo esprimere. Sapete, l'ingresso del nostro studio è, come vedete, una stanza molto piccola e poco illuminata, quindi verrebbe da pensare che le pareti bianche siano la scelta più giusta. Ma a memoria del vecchio studio io non la penso così, perché se una stanza o un luogo è buio, non è che puoi dire no vabbè ci metto il bianco così schiarisco. Meglio, dico io, enfatizzare questa caratteristica piuttosto che cercare di nasconderla, perché pensate mi sia fatta il piercing al naso. Quindi proprio per questo io la parete la voglio tutta nera. Dai, guardate, è già bellissima, già così mi piace molto di più. Poi però voglio mettere il focus sulla mia porta, perché nel nostro ingresso due porte ci sono, quella per entrare nello studio e quella per entrare nel mio studio. E quale delle due è più importante, eh? Quindi avevo pensato ad una cosa del genere, un fascio di luce che parte da sopra la porta quasi come se ci fosse una lampadina, che non c'è, e devo dire mi piace che inscriva la porta all'interno di un triangolo e soprattutto mi piace il giallo che richiama il colore di altre stanze in questo studio, nonché il colore principale della sottoscritta. Però sapete cosa, a questo punto ci vedrei bene un cerchio giallo qua in alto che inglobi la fotocellula dell'allarme, che in un certo modo controbilanci il peso. Riflessioni volanti, questo stanzino non è pensato per fare interrogatori, quindi bello giallo bianco nero, però potrebbe starci anche un bel colore secondario, siamo in uno studio creativo, mettiamoci altri colori. E dal momento che mi piacciono i contrasti ho pensato, perché non metterci questo bel viola indaco? Con il giallo ci sta proprio bene, mi piace tantissimo. E poi però, per quanto la parete nera sia bella, per quanto l'indaco ci sta da Dio, per quanto poi qui la mia felpa rossa, pazzesca, penso che il nero possa essere ancora elaborato. Vediamo cosa esce fuori. Ecco, questa è un'idea che a me non dispiace. Voi immaginate di entrare e trovarvi sta parete, perché sarà letteralmente a un metro dalla vostra faccia, e quello che percepite al primo sguardo è una texture, sono linee, sono segni. Ma poi un occhio più attento noterà che in realtà la texture nasconde una scritta, che non è fondamentale che si legga, però se la leggi, benvenuto. Che poi, che piaccia o meno, in questo caso l'asterisco ci sta perfetto, perché una I qui non mi funziona. Questa scritta potrà essere ancora un po' rivista. Arriviamo al sodo, la porta. Perché prima ci avevamo messo l'attenzione, adesso mettendo il pattern dall'altra parte l'abbiamo tolta. Invece no, guardate la mia porta e poi ignoratela, per favore non bussatemi, lasciatemi lavorare. Se pensate a una porta, cosa vi viene in mente? A me vengono in mente quegli intarsi tipici, no? Sopra e sotto la maniglia. E a me non dispiacerebbe richiamare una cosa del genere, naturalmente in chiave moderna. Adesso mi metto al lavoro, vorrei tirar fuori una bella grafica che dica proprio questo è il mio ufficio. Vediamo. Mi sono messa a lavorare questa grafica su un documento a parte, approssimativamente ho deciso di lasciare sopra e sotto circa 15 centimetri e ai lati 6-7. In questo modo la grafica che verrà incorniciata dal frame della porta è proprio questa. Anche qui a un primo sguardo è una graficona, ma se ci si sofferma due secondi in più si può leggere la scritta Frog at Work. E oltretutto la grafica è pensata quasi in negativo. Nella parte alta siamo sopra lo stagno, la scritta è nera e le lettere vengono distanziate tra loro grazie allo spazio negativo. Al contrario, invece, nella parte inferiore, sotto alla superficie dell'acqua, la scritta è bianca, mentre la grafica sono i segni neri tutti attorno. Mi sono divertita. Ci ho perso anche un pochino più di tempo, non è stata una cosa rapidissima, ho fatto varie prove e alla fine ho anche provato ad applicarla sul muro per vedere come sarebbe venuta. E questo è un po' il risultato. A me piace. Mi rendo conto che da un lato abbiamo la rigidità della porta, perfettamente rettangolare, e poi usciamo un attimo e abbiamo... Benvenuti i colori!
Ci devi credere alle cose. E io a questo progetto ci credo. È il momento di reperire i materiali necessari. Mentre io sono andata a comprare i vari materiali, ho chiesto a Kama di tracciare sul muro il quadrettato. Abbiamo una parete di 250 cm per 270 e l'abbiamo divisa in 5 quadranti in altezza e in larghezza. La stessa cosa l'ho fatta sul mio progetto. Infatti, se guardate qua, noterete i 4 quadrati e questa è la traccia che mi servirà per riportare sul muro con esattezza le lettere alla giusta distanza, il fascio di luce con la giusta inclinazione e così via. Tra l'altro questa qui è la stanza l'unica di tutto lo studio dove non c'è il condizionatore. Perfetto. Per la nostra gioia. Quindi prima cosa, Kama ha quadrettato la parete. Adesso nel progetto c'è in piano di riverniciare questa porta. Infatti abbiamo tolto la maniglia apposta per questo. Ma siccome io voglio guardare lontano, ho detto metti che questa porta ci svegliamo e la rivogliamo bianca. Non posso verniciarla, poi si rovina. Allora ho comprato una pellicola per fare un wrap bianco sopra la porta, di modo che il colore possa essere eventualmente in un futuro rimosso soltanto rimuovendo la pellicola. Quindi prima cosa wrapperei la porta. La domanda è: riuscirò a fare questa cosa da me? E la risposta è per forza. Non vedete la mia tecnica? Altamente specializzata. I gesti sapienti, i capelli appiccicati sulla pellicola. Ok. Ora, a parte scherzi, ma io non ho mai wrappato qualcosa così bene. Non sta venendo fuori neanche una bolla. Uno può dire, ma scusa, ma che senso ha wrappare la porta con una pellicola bianca e poi dopo colorarla di giallo? Perché non la wrappi direttamente con una pellicola gialla? Sì, il problema è che se ho scelto una tonalità di giallo per la parete molto specifica, il rischio è quello di non trovare una tonalità di giallo adatta anche tra le pellicole. Quindi siccome vorrei mantenere più coerenza possibile tra i colori scelti, sto optando per questa soluzione. No, mi stai riprendendo proprio nel punto in cui sto facendo le finiture brutte. Dai! Un lavoro certosino. Non guarderà mai nessuno questo lato della porta. È proprio certosino. Cosa hai da dire, tu discorso? Ho da dire che o le cose si fanno bene, ma in 6 mesi, o si fanno moderatamente. Se vi ricordate, nel mio progetto c'erano anche un paio di cerchi sulla parete adiacente a quella dove abbiamo fatto il quadrettato e tutto il progetto. Per i cerchi non mi andava di fare a occhio perché poi sapevo che avrei sbagliato. E per velocizzare un po' il processo ho preso un proiettore e con la stessa immagine di un cerchio ma proiettata a distanze differenti ho tracciato a mano tutto il contorno del cerchio. Stacco, mattina successiva mi sono messa a scegliere i colori utilizzando delle palette di colori RAL, ma purtroppo nel farlo sono incappata in un dramma esistenziale, ovvero che questo colore non esiste. Bello lavorare in digitale, in RGB, immaginarsi di poter fare tutti i colori dell'universo. Poi però ti ritrovi con questa palette in mano e dici: non è questo, non è questo, non è neanche questo. Aspetta, stiamo andando sul verde? No, dobbiamo spostarci sul viola. Allora sarà per caso qua? Non c'è, questi sono tutti viola. Che cosa faccio? Io non sono minimamente riuscita a trovare un viola che si avvicinasse a questo. E mescolare due colori non mi sembrava affatto una buona idea. Sia perché questi sono colori belli sparati e mescolare due colori assieme avrebbe voluto dire perdere di saturazione, sia perché poi se rovini il muro per qualsiasi motivo vattela a pesca a ricreare esattamente la tinta corretta. Cioè ciao. Comunque non ho un viola che abbia sufficienti tonalità di blu. Ecco il mio ragionamento. Il colore più simile a quello che voglio si chiama blau lila ed è il RAL 4005, molto più rosso che blu, e quindi vorrei che anche il giallo avesse un po' di tonalità di verde in più al suo interno. Ma visto che la resa di colori è molto relativa alla nostra percezione più che al colore stesso, come posso fare per spostare questo viola maggiormente sul blu scegliendo come fondo un grigio caldo? In questo modo io vorrei ottenere una leggera compensazione ottica e quindi dare quel poco di blu in più a lilla, sfruttando i bug del nostro cervello. Spero che funzioni. Oltre alle vernici, dalla mia coloreria di fiducia mi sono portata a casa un paio di pennellesse, qualche pennello di medie dimensioni, della carta di riso che sarà utile per fare delle mascherature senza intaccare colore e intonaco, e dei contenitori molto comodi ed economici, perfetti per versare i colori. Ecco come Kama ha deciso di impostare questo time lapse con uno specchio. 3000 IQ questo qui, eh. Ho sfruttato tutto il mio cervello possibile. Si inizia, amici. Madonna, che bello. Tra l'altro noi stiamo facendo per primo il giallo. Il problema qual è? Non ho manco finito la tracciatura, ma siccome abbiamo non tantissimo tempo, almeno ho detto mi porto avanti, faccio il giallo così mentre asciuga faccio tutto il resto della tracciatura delle lettere. E poi, come avete appena visto, si parte sempre dall'alto a fare le cose. Perché? Perché poi sgoccioli. E quando sgoccioli sopra un lavoro che hai già fatto perché sei partito dal basso, cosa succede?
l'assenza di Eloisa la si sente dalle piccole cose, dal fatto che ho già sgocciolato. Eloisa non me l'avrebbe mai fatta passare una cosa del genere, ma io oggi so che lei non c'è, quindi faccio un po' come mi pare. È vero, ci sono 3000 principi, linee guida che in questo murales vanno tutti in contraddizione l'uno con l'altro, perché parti dall'alto, ma il nero fallo per ultimo e in alto c'è il nero. Quindi, come vedete qui, il contorno della porta in realtà è rimasto del metallo che c'era prima lucido, e infatti il colore prende proprio male. Invece sul wrap il colore viene, naturalmente restano delle striature, con la seconda mano secondo me se ne andranno del tutto. Facendo la tracciatura delle scritte, che sta procedendo ad una velocità che non mi aspettavo onestamente, pensavo di andare molto più lenta, invece faccio tutte quelle in basso, poi dopo vado in alto con la scala alta. Presente quei video tipo faccio vedere al mio cane posti della casa che non ha mai visto sopra l'armadio? Quindi ora capite a cosa serve quel reticolato di matita che avevo tracciato. Siamo in preparazione della scritta. Qua si sta passando per una fase non poco delicata. Sta utilizzando il colore più scuro e ogni goccia potrebbe essere l'ultima. Diciamo che è stato provvidenziale mettere questo telo. Hai colorato più il telo che il muro. Guarda come c'è andato vicino qui. Il problema qual è? Che oggi siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia e la fretta, più che altro, è che ti fa veramente la gattina frettolosa. Cosa fece? Il muro sbagliato. Oddio, poteva andare tutto male. Poteva andare tutto male, soprattutto tutto addosso a te. Oh mamma. Visto che tutti quanti i colori richiedevano molte più mani di quelle che avevo preventivato, alla fine il buon Kama ha deciso di darmi una mano, in modo che potessimo lavorare contemporaneamente a parti differenti di questo muro. In questo modo, se non altro, abbiamo potuto risparmiare un po' di tempo tra una mano di colore e l'altra. È successa una cosa che non mi ero aspettata, ovvero il grigio che ho preso è troppo chiaro e non mi piaceva per nulla l'effetto che dava in contrasto con il viola, per l'appunto l'assenza di contrasto. Quindi Kama è andato a prendere un nero più scuro e per l'occasione abbiamo anche un ospite che è venuto ad aiutarci. Vi ricordate di Deb? Forse qualcuno l'avrà vista nel video di Riccardo dove realizzavano il murales, quello nel nostro vecchio studio. Abbiamo un aiutante. Questa cosa mi fa partire dei traumi. Insomma, in questa giornata estiva. Deb ormai la conoscete bene. Ma scusa, invece di starli a riprendere, mi puoi dare una mano? Tu non hai capito come funziona. Io lo sapevo che non dovevo passare a trovarvi. No, 3600. Quindi dopo aver steso tutto il nero, Kama adesso sta dando gli ultimi ritocchi finali. A me spetta un compito, oserei dire, ingrato a questo punto. Quello di bermi questa tazza di latte. Sembra un po' quel latte denso che c'è nella pubblicità dei cereali, ma non è latte. È protettivo trasparente opaco ed è quello che andrà steso sopra la pittura per renderla a prova di graffi, urti e scarabocchi, che non si sa mai. La copertura protettiva è stesa su tutta la porta, quindi adesso aspettiamo che si asciughi. Lasciamo correre un po' d'aria, magari apro la finestra. Nel frattempo c'è qualcosa da fare. E visto che le vernici avranno bisogno di almeno due mani di colore, se non tre per quanto riguarda il giallo, è arrivato il momento di preparare tutti i dettagli e le finiture di questo progetto. E per farlo ho la mia Cricut con cui questo video è in collaborazione. La Cricut Maker 3 è un plotter da taglio che è in grado di tagliare oltre 300 tipi diversi di materiali, a partire dalla carta, sticker, vinile, legno, cuoio e non solo. Ma l'avrete già vista in altri miei video, quindi andiamo al sodo. La cosa che devo fare in questo momento è realizzare la grafica della porta, e per farlo voglio usare questo, il vinile Smart Cricut nero. Questo vinile è perfetto perché è largo 33 cm ma lungo 3,6 metri, mentre la grafica della mia porta è esattamente 60 cm in larghezza per 180 in altezza, quindi userò due strisce di questo vinile per coprire l'intera area della porta che mi serve. Il vinile Smart è un materiale proprietario di Cricut e per questo ha vari vantaggi, tra cui il fatto che possa essere tagliato senza il bisogno di un tappetino da taglio e anche molto più velocemente di qualsiasi altro materiale. Quindi per quando avrò finito magari la vernice non sarà neanche asciutta. Chi può dirlo? Per rendere questo progetto compatibile con la Cricut l'ho preso da Procreate, trasferito in Illustrator e vettorializzato. Poi ho diviso la grafica in due parti e salvato il progetto ottimizzato per essere stampato dalla Cricut. Se volete maggiori informazioni su questo aspetto, ne ho già parlato nei miei precedenti video che vi invito a recuperare. Trovate anche il link qua sotto in descrizione. Mettiamoci all'opera. Guarda, è impazzita! Sta andando come un razzo! Che bella! Attaccarla sarà un parto, non vedo l'ora. Abbiamo iniziato 2 minuti fa, penso che abbia quasi finito.
finito. C'è sopra tutta la sporcizia del pavimento, ma un lato ce l'abbiamo. La seconda cosa che ho intenzione di realizzare con la Cricut sono tutti i piccoli dettagli magenta che fanno parte del pattern del muro. Questi sarebbero stati impossibili da fare col pennello, perché immaginate, avrei dovuto farli prima del nero, quindi poi stendere il nero stando attenta a evitare tutte le parti magenta. Ci avremmo messo una vita. Invece se io taglio dei prespaziati col vinile magenta, il problema non si pone, lo posso applicare anche alla fine. Ma ancora meglio, stavo frugando nella mia scatola di materiali e ho trovato questo. Il vinile che brilla al buio. E ok, non sarà del colore giusto, ma pensate che bello se una volta che spegni la luce all'ingresso dello studio ti ritrovi questo pattern che brilla. Secondo me è perfetto. E mi piacerebbe utilizzare quindi questo per realizzare tutti i piccoli dettagli che stanno in giro. Forse è un'idea troppo pazza, ma voglio provarci. La Cricut per ritagliare tutti i pezzettini a me necessari per concludere l'opera ci ha messo veramente poco. In meno di mezz'ora avevo finito tutto. La cosa che ha richiesto decisamente molto più tempo è stata preparare i prespaziati. Vabbè, allora! Vi spiego, dopo aver spellicolato il vinile, quindi essermi assicurata che il vinile nero fosse soltanto negli spazi che mi interessavano, dovevo anche assicurarmi di riportare questo vinile alla perfezione sulla porta. Che figo! Sì, molto. Quindi per farlo mi sono servita del nastro di trasferimento Cricut. Mettendo questo nastro adesivo trasparente sopra il mio vinile, io mi assicuro che ogni pezzetto di questo vinile che è staccato dal resto sia appunto prespaziato. Quindi una volta che andrò ad applicarlo sulla parete, tutto quanto verrà collocato esattamente alla distanza giusta. Questo naturalmente solo se io e chi mi aiuta avrà la pazienza e destrezza necessaria per portare a termine l'opera senza mollare il colpo, cosa che non è stato così ovvio. Ma io devo dirvelo, non mi pento di nulla, perché il risultato ne è valso la pena oltre ogni immaginazione. Per quanto mi riguarda, volete vederlo? Ve lo mostro. Sono le 2:39 di notte e io ho appena finito di attaccare la porta. Forse vorrei andare a letto. Che poi domattina c'ho un treno alle 6:20. Beh dai, buono. 1:50 di sonno, comunque ottimo. Comunque al di là di questo, guardate che bella. Mi piace tantissimo. Sembra proprio preziosa. Dai vabbè, ma è incredibile. Sembra una cosa che non può stare fisicamente in un luogo perché è troppo bella. No veramente, sono contentissima, mi piace davvero un sacco. Tra l'altro questo è il momento perfetto per fare... Ah, guarda questa bella finitura su tutto il bordo. Mamma mia, che soddisfazione. Ma è incredibile. Essere bassi! Ma sì, lo scotch lassù non lo troverà mai nessuno. In conclusione poi abbiamo steso un bellissimo film protettivo trasparente e opaco sopra tutta la parete. In questo modo tutti i nostri colori sono protetti, al sicuro, salvi, plastificati e al riparo da eventuali scarabocchi, urti, acqua sporca, vestiti bagnati e tutte quelle cose che attorno ad un ingresso comunque ce le si aspetterebbe. È arrivato il momento di attaccare l'ultima parte. Nel frattempo ci tengo a far notare che in mia assenza l'anarchia regna sovrana. Questi sono i ritagli che ho fatto. Innanzitutto qui abbiamo un I Love Bolo che non mi ricordo di aver messo nel progetto. Qui c'è questa misteriosa sagoma. Who's that Pokémon? Che io però ho visto in giro per lo studio. E non so se ci siamo capiti, ma questa è la borraccia di Kama. Lui mette mano ai miei progetti. Così, c'è il copyright. Chi ti ha dato il permesso? Io comincerei dalle cose più facili. Quel triangolino lì, eh. No, vabbè, ora ci metto il giallo. Mettici il giallo, fallo vedere per no, me. No, raga, ho fatto una cosa stupida. Guarda, la Superman, scusate. Proprio l'occhio ci va automaticamente. Vabbè, e quindi, insomma, in teoria... Non ci posso credere che siamo arrivati alla fine. Oh, sciuielo. Non riuscirò mai a inquadrarla per intero. Però ora voi dietro di me non lo potete vedere. Ma brillano. Un pochino pochino si vede. Dal vivo fa più effetto. Allora, in questo studio siamo stati decimati, ma non è importante perché sono rimasti i migliori. Vi sarete accorti che io e Francesca abbiamo fatto una cosa in questa stanza. Davvero? Io non avevo visto nulla. Questa cosa mia nuova. È una reaction un po' fasulla perché l'avete visto entrando ogni giorno da questo studio. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate. Adesso è completo. Mi piace tanto, soprattutto.
soprattutto mi piace la porta, ammetto, anche se mi disturba la scritta Forg, tipo la scritta The Walking Dead, Don't Dead, Open Inside. Ma mi domandavo, tutti i ghirigori intorno sono tipo luminescenti? Sono un abbellimento e hai spoilerato la sorpresa finale. Sarei soddisfatta. Assolutamente è molto molto bello vederlo completo e finito, perché ogni volta si passava di qui e c'erano un pezzettino in più. L'effetto è davvero bello, perché eravamo abituati a averlo all'inizio su questo iPad, no, tutto piccolino, e quindi ti dà un effetto diverso, poi lo guardi grande e fai wow. Poi tu stai montando pure il video, quindi sarai pure stufa di vederlo. Unica cosa, questo piccolo punticino nero. Aia fra, cosa diavolo hai fatto? Il risultato, vabbè, è indubbiamente molto bello e mi piace molto il fatto che adesso ogni giorno che entriamo qua siamo subito inondati da tanti colori e capiamo di essere comunque in un ambiente di artisti. E dall'inclusività, così sei incluso anche tu. Grazie. Allora abbiamo vinto, ma come dicevo Lavi aveva spoilerato una cosa, infatti se spegniamo la luce. Che bello! Così non c'è il rischio che inciampiamo. Sono le strisce d'emergenza degli aerei. Molto molto bello. Di giorno vedi qualcosa, ma vedi qualcosa anche quando è notte. Che dire? Guardate, questa parte conclusiva la faccio con la porta aperta, anche se ancora c'è un telo da togliere, ma soltanto perché noi i video li giriamo a pezzi, in momenti diversi. Adesso sono le 4 di notte, le cose accadono e va bene. Dicevo, che dire? È stato bellissimo ripensare da zero l'ingresso dello studio e sono molto contenta che finalmente adesso rispecchi l'aria che si respira all'interno di questo ambiente. Anche perché l'ingresso è la prima impressione che diamo a tutti coloro che ci vengono a trovare, no? Quindi fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate voi, se il progetto vi è piaciuto. Io sono veramente contenta, cioè sta porta è bellissima, voglio abbracciarla in tanti modi diversi. Io poi ci tengo anche molto a ringraziare Cricut per tutto il supporto che mi ha dato nello sponsorizzare questi video dedicati al fai da te. Vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso voleste maggiori informazioni sulla Cricut Maker 3 o altri prodotti della stessa serie, e grazie naturalmente anche a voi per aver visto il video. Io mi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao.